È molto importante che questo messaggio sia trasmesso e condiviso dai giovani. Anche in Sicilia i momenti più forti di mobilitazione contro la criminalità organizzata sono stati momenti in cui i giovani si sono mossi, sono stati colpiti da eventi tragici e si sono mossi per dire no alla mafia. La legalità ovviamente non è però solo un problema di lotta alla mafia, alla criminalità organizzata, ma è il rispetto delle istituzioni, è il rispetto delle regole a 360 gradi da parte di tutti. Legalità, sicurezza e giustizia, i temi affrontati nell'incontro organizzato al Teatro della Corte di Genova. Circa 900 studenti delle scuole superiori hanno ascoltato con interesse i racconti di Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo che fu vittima delle terribili stragi mafiose del 1992. Per commemorare le vittime, anche un minuto di rigoroso silenzio. Tanti i dibattiti sul palco del teatro e inevitabilmente si è tornati a parlare dello scandalo del Terzo Valico Genovese, su cui anche il sindaco di Genova ha voluto fare chiarezza. Queste inchieste, per essere precisi, riguardano corruzione che si, secondo le procedure d'accusa, perché anche da questo punto di vista io dico dobbiamo comunque aspettare le sentenze e rispettare le sentenze e non emettere dei giudizi prima delle sentenze, però detto questo è giusto che la magistratura indaghi, è giusto che si chiarisca tutto, però si tratta di un caso di corruzione, se corruzione c'è stata, nel mondo di imprese private, dirigenti di imprese private che eventualmente si facevano corrompere o chiedevano soldi per favorire altre imprese private, nel caso del COCIV.